Gesù disse loro di nuovo: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Io sono l'unica che quest'anno in casa è una lavoratrice e non nascondo che all'inizio, quando sono arrivata a settembre, in realtà avevo tantissima paura di non riuscire a conciliare l'aspetto lavorativo con l'esperienza vera e propria, l'esperienza a tutto tondo, quindi sia la vita comunitaria, sia anche l'esperienza di servizio. Conciliare il servizio e lo studio non è banale, però vivere in 11 è una ricchezza, soprattutto per noi universitari. Nel pre-esame ci sosteniamo a vicenda, post-esame se è andata bene tutti a festeggiare insieme, se è andata male c'è sempre qualcuno che è pronto a sostenere. Giulia, mi sono scordato di preparare la lezione di italiano, non è che riesci a prepararla te, ora sto entrando all'Uni. Grazie, 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 ciao. Questa è una casa molto feconda, ci permette di fare esperienze con tante realtà diverse, con tante realtà proprio diverse dalla nostra, ti apre a tantissimi orizzonti e ti permette di farlo studiando, lavorando e questa è proprio, ecco, una ricchezza della vita comunitaria e anche dello spendersi come nel servizio degli altri. Personalmente ho anche trovato un legame tra quello che viviamo nella nostra esperienza di vita comunitaria e nelle materie che studio, cioè le scienze sociali, e infatti ho deciso di fare la mia tesi proprio su questo progetto. Raghi, è tornato da Rossi, andiamo alla stazione? Una delle particolarità di Lasciare la tua impronta è proprio il fatto che veniamo da posti diversi d'Italia, ma addirittura d'Europa. Questo rende il nostro stare insieme speciale, proprio perché attraverso il racconto delle nostre tradizioni che ci legano ai posti di origine, a posti dove sono le nostre famiglie, riusciamo a conoscerci sempre meglio. Sì, per me pensare di tornare in Sicilia è sicuramente bellissimo, ma quando penso di tornare qua e vedere tutti i ragazzi che mi aspettano al treno, che qualcuno è sempre pronto in cucina ad abbracciarmi, ad accogliere, ed è così per ognuno di noi. Chiunque torna in qualsiasi momento trova sempre qualcuno pronto ad accoglierlo. Ovviamente questo è il risultato di un cammino che abbiamo fatto insieme. All'inizio non ci conoscevamo, eravamo perfetti sconosciuti, poi man mano le nostre storie hanno iniziato sempre più ad incrociarsi. Non solo perfetti sconosciuti, per esempio io quando sono arrivata qui non conoscevo la storia di questa casa e neanche l'importanza che essa avesse nel mondo salesiano. Quindi è stato bellissimo, anche se con un carisma completamente diverso da quello che è salesiano, poter conoscere la storia di Don Bosco e l'importanza che questa casa ha per tutto il mondo salesiano. La preziosità di Lasciare la tua impronta è quella proprio di vivere tanti carismi insieme. Ed è vero che anche se siamo tante membra, alla fine il corpo è l'unico solo ed è la Chiesa che ci accoglie ognuno. Non soltanto voi giovani, anche noi salesiani veniamo da tante parti del mondo. Io vengo dall'India e voi sapete che abbiamo la casa generalizia, la sede dei salesiani. C'è anche un'altra comunità delle persone consacrate, le missionarie di Cristo Risorto. Con loro insieme noi accompagniamo i giovani, no? Per fare le scelte vocazionali anche in vita spirituale. C'è un altro modo di stare insieme che rende una comunità, è la condivisione della nostra fede nei momenti di preghiera in varie espressioni: le lodi, la Eucaristia, l'adorazione con altri giovani, il rosario, la buonanotte. Ancora, no, ferma, ferma, dai, in realtà è tutto molto libero, non c'è proprio un obbligo. È che sentiamo che lo stare davanti a Dio ci rende davvero fratelli, e allora tutto diventa spontaneo, anche pregare insieme.
E poi cresciamo anche molto come singoli, perché in questa esperienza impariamo a conoscerci meglio e mettiamo in ordine i tasselli del nostro passato, del nostro presente, e possiamo iniziare a scrivere il futuro. Ma il bello è che non siamo da soli, ma ci sono degli adulti che sono disponibili ad accompagnarci. Ed è prezioso anche per noi che accompagniamo, noi salesiani, ma non solo, anche consacrate, le famiglie, in un cammino che abbraccia tutta la Chiesa in tutte le sue vocazioni. Un proverbio africano dice: per crescere un giovane serve un intero villaggio. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. È una parola importante per noi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Abitare a Roma Termini ci chiama un po' a ridimensionare il nostro raggio di amicizia, perché siamo in un luogo molto particolare. Intorno a noi ci sono tantissimi, tantissimi fratelli che vivono per strada, di tutte le nazionalità, alcuni da molti anni, alcuni da alcuni mesi dopo che il Covid ha aggravato tutto. E sempre qui a Roma Termini passano altrettanti giovani rifugiati che cercano un luogo di speranza dove ricominciare dopo spesso aver perso tutto. Ecco, abitare qui per noi significa due cose. Uno, che questa casa è fatta per uscire e per servire. Due, che il Signore ci dà una missione speciale, quella di essere amici per quelli che incontriamo. E così saremo sicuri che con la parola del Vangelo poi si farà carne e noi possiamo incontrare Dio. Venerdì svolgiamo un servizio che si chiama Banca dei Talenti. Ci riuniamo insieme per preparare un po' di cibo per portarlo in strada ai nostri amici. Quando svolgiamo questo servizio, il primo impatto è quello di pensare di donare e basta. In realtà è più quello che riceviamo. L'esperienza che noi svolgiamo, il servizio che noi svolgiamo non è soltanto portare del cibo, ma incontrare delle storie che anche nella difficoltà, anche nella povertà, riescono a trovare anche un motivo di gioia. Questo è un dono grande per la mia vita che custodirò nel cuore. Avere l'opportunità di fare lo servizio non è scontato, specialmente nei tempi di oggi, dove in modo speciale ai noi giovani viene spesso detto che per avere una vita piena devi mettere te stesso in centro. Invece proprio l'esperienza di servizio ci mette a confrontare una verità e una realtà, e questo è che la vita piena e la vita felice possiamo vivere solo se ci mettiamo in servizio agli altri. Uno dei servizi che cerco di svolgere è un servizio con le famiglie, dove cerchiamo di incontrare le persone nei loro ambienti, nelle loro case, o invitarli qua da casa nostra, semplicemente di stare insieme, di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo, in una semplicità e una povertà creare le relazioni proprio per creare una casa per tutti. Stop, fermi tutti. Allora, va benissimo la profondità, i momenti di preghiera, il servizio, tutte cose bellissime. Però il dono più bello che ci fa lasciare d'impronta è la libertà. Una libertà nell'essere giovane. Alla fine facciamo una vita normalissima, una vita che ogni giovane vorrebbe. Seguiamo un po' quello che ci ha detto Don Bosco, di essere felici nel tempo e nell'eternità. Perché davvero vivere in comunità significa giocare, scherzare, festeggiare, sapersi divertire, ma anche sapersi scontrare
ogni giorno e davvero anche incontrare la diversità dell'altro, con l'obiettivo comune di crescere, scolpiti dalle mani dei propri fratelli e delle proprie sorelle e dalle mani del Signore. C'è qualcosa di più profondo nel cuore di ciascuno di noi che ci parla di una volontà più grande, quella di un padre creativo che ci ha voluti qui sicuramente per un motivo, magari ancora da scoprire. In pratica anche noi ci sentiamo scelti, un po' come quei 12 pellegrini a cui il maestro disse: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Una storia iniziata tanto tempo fa, una storia che da noi ha preso forma nel 2013 e come un germoglio ha cominciato a crescere, passando il testimone di anno in anno ad altri giovani che arrivano qui per imparare a vivere in pienezza. Una storia scritta da Dio e da tante mani giovani che insieme a consacrati, famiglie, adulti hanno dato vita ad una trama che parla di risurrezione. Ecco il punto. Quei giovani fanno esperienza di risurrezione, pronti a vivere per le strade del mondo la missione che il Signore affiderà a ciascuno di loro per il bene di tutti. Ecco, io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga.